che modo la vostra azienda sta gestendo l'elettrificazione della flotta? La nostra azienda sta affrontando l'elettrificazione in maniera dolce e progressiva. Noi ci troviamo allocati in una parte decentrale, diciamo, rispetto alle classiche Milano e Roma. Questo ci impedisce un po' allo stato attuale di poter disporre di molti mezzi elettrici. Però ci stiamo avvicinando e in quanto stiamo inflottando molte auto plug-in con percorrenze dai 50 fino ai 100 km, perché alcune case stanno cominciando a montare anche batterie un po' più capienti, e questo sta anche portando un po' la conoscenza interna ai driver di questa nuova tecnologia e sta portando confidenza, perché almeno da quello che è stata la mia esperienza personale o parlando anche con i driver, ancora lo scoglio della paura, del timore di rimanere, diciamo, appiedati è ancora molto importante. La vettura plug-in fa in modo di far provare, tra virgolette, ai driver quelli che sono i benefici di una guida elettrica e allo stesso tempo può cominciare a fare, diciamo, a dare più confidenza nella possibilità futura di avere una full electric. Poi ripeto, non essendo, diciamo, non avendo la sede nelle città, in una città grossa principale e avendo driver che percorrono molti chilometri, stiamo parlando di driver, pochissimi driver, noi abbiamo un 10-15% di driver che fanno meno di 30.000 chilometri, quindi ne abbiamo grossa parte della popolazione che fa 60, 70, 80, anche 90.000 chilometri l'anno. Attualmente quel tipo di tecnologia, quel tipo di trazione è incompatibile con la fruibilità giornaliera. Però sicuramente l'intenzione interna nostra è quella di cominciare a inserire qualche veicolo completamente elettrico per quella fascia di persone che sono al di sotto dei 30.000 chilometri, in modo da cominciare a inserire man mano questo tipo di tecnologia. E se l'elettrificazione è una novità degli ultimi anni, la sicurezza è da sempre una priorità per le flotte. In che modo si diffonde la cultura della sicurezza stradale ai driver? Innanzitutto noi abbiamo una grossa mano dalle case costruttrici e avendo tutti i veicoli in noleggio a lungo termine, cambiandoli ogni 3, massimo 4 anni, abbiamo un parco veicoli molto fresco. Questo vuol dire anche avere dei veicoli con della tecnologia degli ADAS recenti. Abbinato al fatto anche di avere comunque sia dei driver che sono relativamente giovani, relativamente smart, e anche tutto l'ambito smart aiuta, la guida aiuta il conoscere gli ADAS e a utilizzarli. Ci sono alcuni ADAS silenti che sono assolutamente apprezzati dai driver. Sto parlando per esempio della frenata di emergenza, alcuni ADAS che sono specificatamente richiesti per il comfort di guida, quindi sto parlando del, per esempio, cruise control automatico, è in assoluto l'ADAS che più viene richiesto dai miei driver. Poi ci sono anche diverse tipologie di ADAS che sono meno, diciamo, affini, meno simpatici, tipo il mantenitore di corsia che, facendo una battuta, mal si sposa con magari la guida italiana, con le infrastrutture che noi abbiamo in Italia, perché la nostra azienda ha driver in tutte le parti d'Italia e ci troviamo ad affrontare alcune zone in cui non ci sono le strisce, non c'è, diciamo, l'ecosistema affinché quel tipo di ADAS lavori in maniera corretta, quindi rischia di essere anche d'ostacolo alla guida. Però diciamo che la maggior parte degli ADAS è ben accetta dai driver e noi andiamo anche a selezionare delle marche, dei modelli che abbiano queste tecnologie fin, diciamo, dall'allestimento più basso, o comunque sia che siano facilmente raggiungibili con degli optional.